È stata tutta colpa mia. Non sono stato mai un buon padre. Lo volevo mandare a scuola per farlo prendere un'altra strada. Questa è la verità. Sono stato rubato in merda. Guido, tu con me hai trovato l'America. Io in 4 e 48 ti risolvo l'emergenza abitativa e ti libero pure di Cinzia la tantraglia. Vabbè, fammi capire come. E allora il piano è semplice e molto astuto. Io telefono e prenoto una camera nel suo B&B, che poi sarebbe casa tua. Ma la stai facendo troppo semplice. Ma dammi il canso di finire, per favore. Insomma, io fingo di prenotare una stanza nel suo B&B facendomi passare per Ingrid, una tipa di origini svedesi. Infatti, tu hai proprio le caratteristiche tipiche svedesi. E senza che sputti. Insomma, non la vedi questa chioma bionda? Io quando ero piccolina così mi chiamavano, la svedese. Sì, ma ancora non parlavi. E allora fammi finire, ti sto dicendo che io fingo soltanto di prenotare questa stanza nel B&B. Poi una volta là dico che devo verificare e scopro le carte. E allora le dico, brutta Mariola fetente insolvente, se non lasci immediatamente questa casa io ti denuncio per frode ed esercizio abusivo dell'attività. Quello poi, Mariola e fetente sono tipici termini svedesi. Vabbè, ma che c'entra? Una volta là, insomma, è finita, è saltata la copertura, che ci importa? Allora ditemi, questo piano è perfetto o no? Io avrei qualche dubbio. No, non è vero. Invece il piano è perfetto. Amore, tanto quella da là non se ne va con le buone. Ha ragione. E sai che cosa faccio, Mariella? Per spaventarla mi porto pure appresso mio marito in divisa. Insomma, qualche cosa dovrà pur servire questo mamozio, o no? Così vi ho liberato di Cinzia e vi ho fatto riprendere possesso della maison. Ringraziatemi e ditemi pure che sono un genio. Vice, sei un genio. Oh. È vero, amore? Maldo, lo aveva detto alla moglie che voleva lasciarla? No, era uscito di casa mia per dirglielo. Poi c'è stato l'incidente. E Delia lo sapeva che tu avevi questa relazione con Aldo? Beh, immagino che l'avesse capito. Ad ogni modo, non credo che per lei fosse una tragedia. Loro due vivevano da separati da molto tempo e stavano insieme solo per il figlio. Io non so perché mi abbia fatto quella scenata, forse per orgoglio, non lo so. Vabbè, diciamo che anche se loro vivevano da separati in casa, il fatto che lui la tradisse non la lasciava completamente indifferente. Sì. Nico, calcola che quando è arrivata in ospedale comunque era agitata, era preoccupata. Mi sembra quasi normale che se la sia presa con me. Ad ogni modo la sua reazione è poco per accusarla, per dubitare di lei. Già. Forse è vero. Senti, Nico, io non so se Diego sia innocente o meno, però credimi, me lo auguro con tutto il cuore. Perché io, in fondo, gli voglio bene. Però da avvocato mi sento di consigliare a te e a Ugo di costruire la sua difesa sulle certezze e non sulle ipotesi. Assa fa, se n'è andata. Per carità, si sta facendo in quattro per cercare di cacciare Cinzia dalla casa. Però mi ha fatto una capa tanta. No, vabbè, hai ragione. Vabbè, nient'altro da dire? Per me non è una donna, non è un panzer, guarda. Vabbè, sì, però è pure una brava stilista e parrucchiera, no? Non hai niente da dire sul mio look? Certo, amore, stai benissimo. Però te l'ho già detto, no? Tu mi piaci pure a quel sapone. Guido, e com'è che ultimamente non mi fili proprio? Sono diventata trasparente per te. A me non mi... No, però tu hai ragione. No, perché io tutta la giornata appresso a Lollo non ho il tempo manco di guardarmi allo specchio. Forse mi sono trascurata un poco. Ma non è così, perché te l'ho detto. Tu mi piaci pure con i capelli spettinati, con le occhiaie sotto agli occhi. Mi piaci sempre. Sinceramente, non ci stanno bisogno questi ritocchi di bice, di estetista. È vero. Senti, visto che stranamente stiamo solo io e te, ti viene in mente qualcosa che possiamo fare? Capito. Un bel caffè. Oh, Guido!
comunque la mia anima è sempre a Trieste seguendo l'ombra del Nitti. Cari amici di Pagine e Pensieri, è stato un piacere intrattenermi con voi, ma ora devo salutarvi. A presto, Giulia. Tu la carrozzina ormai insieme pesate tu 20 kg, devi imparare a camminare tra un po', no? Sì, che devi. Ah, dove stanno mamma e papà? Ui, che fai? Hai serottine a questa pure. Ma allora ti piaccio di più senza veli? Ma no, che schifo. Andiamo, ci torniamo a fare un giretto, va bene? Così mi fai dimentico. Non ti preoccupare, non ti porto da Assunta perché lo so che quella poi ti impapocchia di chiacchiere, non ce la fa. Ce la facciamo, non ti preoccupare. Qui Duccio mi piace un sacco quando fai così. Così va meglio. Vai piano che potrebbero tornare i ragazzi. Ma figurati, nessuno te li avrà sequestrati. Sbaglio, hai fatto notte davanti al computer? Hai conosciuto qualcuno? Ma no, niente, ho soltanto chattato con un gruppo di appassionati di letteratura, così, commenti sui libri, niente di personale. Che dici? Sarà. Vabbè, vado a vedere che cosa combina quella pigrona di Bianca. Scommetti che è ancora a letto? No, vedrai che si sta preparando. Viola? È andata a portare Antonio a fare una passeggiata a lungomare. È stata un'ottima idea anche perché quel bambino, bene o male, sai, la sente la tensione che c'è in casa. Per me, senti, a me dispiace, ma io non riesco a fingere. Cioè, come faccio a giocare, a ridere e scherzare con Totò con quello che è successo? Ma tesoro, ma io ti capisco benissimo, lo so perfettamente che è normale che tu sia preoccupato così per Diego e che non riesca ad essere come sei di solito con Antonio. Stai tranquillo. Io vorrei almeno andare a trovarlo, hai capito che sono giorni che non ho notizie, non so niente, non lo vedo. Cioè, poverino, quello che fa? Che fa? Che pensa? Oh, c'è Franco. Ciao, Ornella, permesso? Allora, Franco, hai scoperto qualcosa? Cara Bice! Good morning! How are you? Che c'è, Bice? Ti sei svegliata English stamattina? Eppure spendacciona. Ah, mi sono svegliata English! E sto lavorando e spendendo per voi, perché lei aveva bisogno di rinnovare un po' quel suo guardaroba. Ma non ho capito una cosa. Ma chi è questo English? Oh. Tu scendi dalle stelle. Ma che c'hai in testa? Un poco di segatura, senza offese. Ma io ieri ti ho spiegato per filo e per segno che Ingrid è la protagonista del piano per incastrare Cinzia. Anking! La sottoscritta, certo. La nordica di charm. La verità è che ieri sera io non riuscivo a dormire. E allora pensavo, anche perché in realtà non potevo fare altro dal momento in cui mio marito è veramente un cadavere. E pensando, ho pensato che ci dobbiamo muovere, dobbiamo fare presto. E che dobbiamo fare? Per ora niente, una semplice telefonata. Fai il numero di Cinzia, vai. Fai il numero di Cinzia. Aspetta. Ma che stai facendo? Come sto?
Mm? No, no, stai bene, stai bene. Oh, sì. Mi raccomando, fai attenzione che questa è pericolosissima. Non ti preoccupare, nessuno fa fessa bice. Pronto? Good morgen, io sono Ingrid Coppola. Volevo prenotare due room per il periodo di Natale. Sì, sì, ma chi ve l'ha dato il mio numero? Me l'ha dato un amico del portiere vostro, Don Mario. Ah, bene. Che giorni? Che cosa vi blocco? 24 e 25 dicembre? Ah, no, no, no. 8 dicembre e 6 gennaio. Addirittura. E sapete che cos'è? Io lavoro a Napoli e mia famiglia è molto tradizionale, molto unita. Ha bisogno di venirmi un po' a trovare. Sì, stare un po' con me. Volevano stare insieme, sono 5 persone. Ho capito. Quindi devo bloccare le due camere per tutto il periodo. No, 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 brava, ma aspetta un attimo. Io ho bisogno di vedere prima B&B per capire se è di mio gradimento. Non si preoccupi, signora. Modestamente il mio B&B è famoso proprio perché è un gioiellino. Ma non c'è dubbio, ma io voglio vedere di persona, verificare. Perché se va tutto bene, io do anche anticipo cash. Great? Settimana prossima, certo, va benissimo. Great. Bene. State buono.